nuovo vlog. Non so per quanto riuscirò a fare dei vlog, ma sto cercando di, diciamo, vivermi la giornata. Sto facendo la colazione, di là c'è Federico che si guarda i cartoni animati e la situazione è sempre molto panciuta. Oggi sono 40 settimane tonde tonde, quindi ho raggiunto il traguardo, però ancora niente, ancora non succede nulla, quindi attendiamo pazientemente. E ora metto a scaldare il latte e facciamo colazione perché ho una fame da lupa. Ho fatto tutte le pulizie di casa stamattina, insomma vi siete persi questo pezzo qua perché ero un po' di corsa e quindi non sarei riuscita a, insomma, a fare anche il vlog, sinceramente non avevo un po' i minuti contati. Ho fatto fare i compiti a Federico, insomma cose del sabato. Mi sto dando giusto, ma proprio una lievissima sistemata, niente di che, perché vengono a trovarmi i miei genitori con mia nonna e quindi insomma sarò in pigiama, molto tranquilla, anzi sono stati carinissimi anche a farmi il favore di prendermi 2 o 3 cosine dal supermercato perché non devo fare spesa, ma loro vanno sempre quando mio papà non lavora e quindi mi hanno preso proprio 2 scemenzine che mi mancavano. Principalmente eravamo senza cose per la colazione, quindi cereali, biscotti, insomma tutte le cosine da colazione. Terminato tutto, stamattina ho fatto le sopracciglia, le ho disegnate, tra l'altro se vi può interessare mi sto trovando benissimo con questa matita di cui vi ho parlato per le sopracciglia di Catrice, mi trovo molto molto bene e si consuma molto meno perché ha lamina media e non super molle come quelle là che si gira e si tira fuori solo lamina, insomma. Quindi tutta un'altra vita, quella là non la compro più perché mi è durata tipo neanche 3 settimane, cioè non è fattibile. E poi niente, stavo pensando a cosa potevo raccontarvi nel frattempo che i miei ancora non sono arrivati. Ho finito questo fondotinta della Essence, vedete che lo sto proprio raschiando, ne ho già un altro nuovo, però vedete ne esce ancora parecchio, quindi lo prendo così e lo spalmo sul pennello, anche perché io non me ne metto chili e chili, soprattutto adesso, quindi diciamo che sporco più che altro il pennello, vedete, già così basta e avanza. E quindi lo sto sfruttando fino all'ultimo goccino perché mi sono trovata molto bene, ve lo consiglio, non so se riuscite a leggere, ma è il Fresh Fit Awake Makeup di Essence e il mio è la tonalità 10 Fresh Ivory perché sono molto chiara, quindi se siete anche voi molto chiare questa è perfetta. E poi devo dire, non è esageratamente coprente, ma neanche poco. Secondo me è l'ideale per nascondere giusto i rossori e cose non troppo evidenti, ovviamente. Però mi piace. Fate caso alla crocca, ma chi se ne frega. Poi tanto i miei mi dicono sempre che sto meglio con i capelli legati, quindi sto giro, sono legati, così sono contenti. Non mi andrò a mettere l'ombretto perché sinceramente lo trovo assurdo essendo in casa, quindi vado giusto a togliere un po' il rossore, quel senso di occhio gonfio che ho perché mi viene proprio l'occhio rosso qua, cioè mi sveglio con degli occhi veramente spaventosi la mattina. E quindi vado a mettere poi giusto solo un pochino di mascara, non ho ancora provato quello nuovo. Mi spiace aprirlo se devo finire questo, sinceramente, quindi lo tengo lì di riserva.
Sì, questa è la mia doccia, non vi preoccupate, perché avendo il piatto doccia grande, quello quadrato, non so se avete presente, ogni tanto è come se trattenesse un pochettino d'acqua al suo interno, quindi anche se hai chiuso l'acqua, appena finisci di fare la doccia, perché l'ho finita da pochissimi minuti, scarica l'acqua rimasta dentro e quindi fa questo rumore. Ok, giusto così per non sembrare proprio malata, perché cioè, ho uno sguardo veramente morto ultimamente perché dormo male. Allora, rossetto ovviamente no, metto giusto un goccino di burro cacao di Baby Lips, ma picchietto solamente, perché questo qua appena calchi diventa proprio ciliegia così. Non mi sembra il caso. Avrei messo il burro cacao classico, ma l'ho lasciato di là. Però vabbè, almeno mi dà un goccino di colore. Mi volevo lavare gli occhiali e io ogni tanto li lavo con semplicemente con acqua e sapone, vengono super super puliti, perché a volte appunto quando esco magari sono un po' truccato, un po' di fondotinta, essendo occhiali comunque scuri, sono con dei riflessi marrone scuro, chiaro, si macchiano, rimangono comunque gli aloni di fondotinta, quindi poi io li lavo sempre con l'acqua. Puliti con il pannetto e finalmente ci rivedo con i miei codini. Vabbè, chi se ne frega. Ancora basta, metto giusto ancora un goccetto di profumo. Questo qua lo prendo da quando sono ragazzina, Tesori d'Oriente Muschio Bianco. Dovete sapere che il mio profumo preferito è per eccellenza il muschio bianco. In realtà mi accontento di questo perché costa veramente poco, se conoscete la linea lo saprete, al supermercato con 4 euro circa, poi dipende, a volte sono le offerte, l'ho trovata a 3 euro e qualcosa, a volte l'ho trovata un po' più caro, a anche quasi 5 euro, però sicuramente non superate i 5 euro con queste linee qua, ed è comunque molto molto buono, ma il top del top è il muschio bianco di Alice Ashley. Su quello proprio non sbagliate, perché è buonissimo. Cucina sistemata, piatti lavati, e adesso mentre aspettiamo i miei, perché non so che ora arrivano di preciso, sono le, cioè oggi mi vola tutto, 14:38, non so se eccolo lì, e penso che per le 3 così, 3:30 massimo arrivino, quindi nel frattempo Fede mi ha chiesto se giocavo un po' con lui, quindi penso farò una partitina a solo. È un gioco che facciamo molto molto spesso. E poi qui c'è Alessandra. Qui c'è Alessandra che è sempre più sporgente. Sto esplodendo, ragazze, non mi sta neanche più giù fino in fondo il pigiama, però attendiamo, qualcosa succederà, perché poi sono fiduciosa. Ciao ragazze, sono ancora viva, sono viva, lo so, è un po' che non ci vediamo qui su YouTube, anche su Instagram devo ammettere che sono stata abbastanza assente. Ho iniziato il vlog il 2 di marzo e per una serie di eventi non sono più riuscita a continuare il vlog. Mi dispiace tantissimo, ma so che capirete perché il periodo è quello che è. Scusate la miss, sono molto casalinga, con coda, con pigiamino, ma e niente, quindi ho qualche cosina da raccontarvi. Ho pensato di chiudere oggi il vlog perché non so cosa succederà nei prossimi giorni, quindi ho pensato di farlo oggi finché sono in tempo, diciamo.
ora ve lo posso anche svelare, la scadenza della mia gravidanza era il 3 di marzo, oggi è il 6 marzo e in questi giorni sono stata un po' occupata a fare il tracciato, a fare delle visite di controllo, tutto ok, quindi diciamo che questo è un video per chiudere il vlog, per ringraziarvi veramente tanto, ma tanto 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 per tutti i messaggi. Per la vostra costanza nello scrivermi, nonostante io non mi senta veramente stanchissima, lo vedrete sicuramente dalla mia faccia, sono distrutta, sono grossa e affaticata. Però mi ha colpito tantissimo tutto il vostro affetto, veramente mi avete lasciata senza parole, quindi ringrazio tutte quante voi per il vostro amore e sostegno, per richiedermi sempre se è arrivata Alessandra, nonostante quando una mamma, diciamo, supera il termine di gravidanza, un po' d'ansia, bene o male, c'è sempre, quindi devo ammettere che ricevere tutti questi messaggi, arrivata, un po' mi aumenta l'ansia, ecco, quindi insomma, sappiate che quando arriverà vi comunicherò la lieta notizia sicuramente sui social, su Instagram e magari metto un post anche su YouTube in maniera che insomma si sappia il perché sono sparita, insomma. E invece adesso appunto sono scomparsa perché ci sono stati dei cambiamenti, ho dovuto fare questo tracciato di controllo. Ho dovuto, insomma, ho avuto anche, insomma, è difficile già gestire in quest'ultima fase, molto ingombrante, molto stancante, già la vita di tutti i giorni, no? Quindi il pulire la casa, il bambino, perché comunque ho anche un altro figlio, quindi ho delle responsabilità che non posso mollare perché sono a termine. E sono stracoccolata perché comunque Riccardo mi riempie di amore tutti i sacrosanti giorni, mi aiuta tantissimo. Federico anche, sempre lì che mi bacia la panciotta, che mi coccola, insomma, non posso lamentarmi. Ho la mia famiglia vicino, mia mamma che mi capisce tantissimo perché anche lei ha vissuto più o meno quello che sto vivendo io, quindi insomma, mi capisce come solo una mamma ti può capire. Due migliori amiche d'oro che mi stanno super vicino e tutti gli altri amici che ho, insomma, non, e voi che siete veramente le mie stelline. Grazie, è la parola più semplice e più che possa far intendere cosa voglio far intendere, ecco. Detto ciò, come aggiornamento vi posso dire che ho anche già perso il tappo, infatti dico tappo. È stato abbastanza sconvolgente, però insomma l'abbiamo perso e quindi insomma siamo proprio alle battute finali, quindi ci siamo. Sono dolorante, ogni tanto delle contrazioni molto forti, ma sono troppo sporadiche, troppo, che ne so, una adesso, una tra 2 ore, una tra 3 ore, quindi non sono quelle decisive, ecco, quindi bisogna aspettare ancora un pochino e comunque vi terrò aggiornate. E cos'altro? Cambiando un pochino argomento per non annoiarvi troppo, io e la mia mega pancia volevamo mostrarvi un prodottino che mi è arrivato da Mercy Handy, che ringrazio tantissimo, spedito appunto da Octoly, la Octoly Family, in un pacchettino rosa sfiziosissimo. E quindi ho pensato, va bene, tanto già che sono lì a chiudere il vlog, insomma, a salutare le mie stelline, vi faccio vedere cosa mi è arrivato. E si può trovare appunto da... Io vi metto giù nell'info box come sempre tutti i link del caso e si può trovare anche da Sephora se non erro, però ci sono i link sempre sotto. Mi hanno mandato questa bustina carinissima con dentro tutti dei cuoricini di carta veramente sfiziosissimi, un sacco di cuoricini. Ve ne faccio vedere, mamma mia che profumo, ve ne faccio vedere uno, forse vedete la forma del cuoricino, ovviamente rosa,
un bigliettino sempre a forma di cuoricino, molto molto grazioso, e questo gel, questo qua, fatto così, che è un hand cleansing gel, quindi è un'edizione di San Valentino, un'edizione d'amore, molto carina anche da regalare dopo o da acquistare dopo, da tenere in borsetta perché è proprio piccolina, vedete, è come un palmo di una mano praticamente, e la provo direttamente con voi così vi dico cosa, la mia impressione a caldo proprio. Vediamo un attimino, il profumo promette molto bene. Ne metto un goccetto, che carina che è, piccolina. E la mia curiosità principale di questi gel è il vedere che non appiccichino, perché io odio i gel che appiccicano. Questo qua è praticamente un gel lavamani. Mamma mia, il profumo è buonissimo. No, devo dire che non appiccica per nulla. Lascia le mani perfettamente asciutte, una volta che l'avete sfregato tutto ve le lascia perfettamente asciutte. È un profumo idilliaco, buonissimo, veramente veramente carina. Questa qua da tenere in borsetta è veramente molto molto valida, molto carina. Quindi grazie mille Mercy Andy per questa prova di gel. Guardate che carine ci sono tutte le, non so se le vedete, le microsfere dentro. Carina, quindi grazie mille Mercy Andy, grazie alla Octoly Family per avermi fatto provare questo prodottino. Tante che vi mancano i video, io vi garantisco che sto facendo tutto ciò che posso. Sono in un periodo proprio finale e sto cercando, insomma, manca anche a me fare i vlog, credetemi. È una mancanza reciproca vostra e mia, quindi mi mancate tanto anche voi, però vi prometto che poi quando ci sarà anche Alessandra ci rivedremo, non vi lascerò, tranquille, e continueremo a vederci nei video. Però insomma, sono in un periodo di forti contrazioni, e, come vi dicevo, sporadiche, che non sono ancora quelle definitive, poi avrò altre, insomma, altre visite, altri controlli, quindi insomma ci terremo aggiornate, questo ve lo prometto, magari non qui, magari su Instagram, che è un po' più rapido, più veloce con le stories, però insomma quando arriverà sicuramente vi farò poi un video. E niente ragazze, io vi saluto, come vi ho detto su Instagram oggi avrei terminato questo vlog, buonissimo, buonissimo prodottino veramente. Ha un profumo che proprio a me piace, va bene che i profumi sono sempre soggettivi, però questo è super rilassante, cioè lo vorrei come crema, non solo come gel. Va bene, dicevo, vado ad editare questo vlog, così di oggi riesco già a caricarvelo, so che vi farà tanto piacere. Ci vediamo presto. Non so, cercherò di fare qualche altro vlog se non accade ancora nulla. Diversamente, se non mi vedete più, saprete che o sono stanchissima, e tanto comunque siamo agli sgoccioli, quindi non si andrà poi tanto oltre, quindi penso che massimo una settimana, comunque in caso non dovesse succedere nulla si induce il travaglio, quindi se non mi sentite e vedete più, saprete che sono stanca, che ho bisogno di un momento e che magari sono in procinto di far arrivare anche Alessandra. Io vi faccio vedere per sicurezza, perché non so se la rivedrete, ancora una volta la mia panciona, che è sempre più grossa, e così insomma la salutate. Ragazze, io vi saluto qua, spero che il vlog comunque vi abbia fatto piacere, vi mando un grosso bacio, vi voglio bene, ciao!